Bene, il titolo di questa sera è, già avete visto la locandina, prima della fondazione del mondo. Prima della fondazione del mondo. Stiamo seguendo tutto un percorso da inizio anno e stiamo andando verso fine anno. Gli ultimi giorni di fine anno, di dicembre, gli ultimi giorni di dicembre, staremo qui, ok, soprattutto il giorno 27-28, per cercare la nuova parola profetica per il 2024. Quindi stiamo seguendo la vecchia parola profetica, già stiamo parlando al passato, che è grazing, che significa pascolo. E il Signore ci ha insegnato come stare in un gregge, e il Signore ci sta insegnando a vivere nel gregge, ad essere pascolati da Lui. Lui è il buon pastore, ok? E noi siamo quelle pecore che ognuno seguiva la propria via. A un certo punto il Signore ha detto, ok, adesso segui la mia via e ti inserisco in un gregge. E questa è la parte forse un po' più difficile per ognuno di noi, perché l'uomo caduto, l'uomo senza Gesù, è naturale seguire la propria via, ai suoi sogni, alle sue identità, il suo destino che vorrebbe raggiungere. Ma a un certo punto, quando viene Gesù nella vita di ogni persona, si rompe come un equilibrio, permettetemi questo passaggio, si rompe un qualcosa, perché quello che era il tuo equilibrio, quello che era il tuo destino, quello che era il sogno della tua vita, viene interrotto da un qualcosa di nuovo. Perdi un equilibrio. Ho fatto l'esempio settimana scorsa di Paolo, quando ha incontrato Gesù, cadde da cavallo, ha perso il suo equilibrio, ok? E quando Gesù incontra noi, perdiamo il nostro equilibrio, perché Lui vuole che entriamo nel suo destino. Ci sono due destini, ok? C'è un destino che va dall'altra parte, che è il destino del nemico, ok? Che è perdizione eterna, dove noi non facciamo parte di quello, okay? E poi c'è il destino che viene da Dio, ok? C'è il destino eterno del Signore. Ci sono quindi due destini, non c'è la via di mezzo. Questo vi deve incoraggiare, ok? Questo vi deve anche dare maggiore identità di quello che noi siamo con Gesù, ok? Se Dio ti ha scelto, se tu sei qui, è perché il Signore ti ha voluto qui. È perché sapeva che tu l'avresti accettato, sapeva che tu l'avresti ubbidito. Prima della fondazione del mondo. Ci sono stati i padri della Chiesa. Uno dei padri della Chiesa che noi seguiamo, dove noi ci ispiriamo, ok? Uno di questi è Jacob Arminius. Jacob Arminius, e dici chi è sto Jacob o Arminio, chiamiamolo così, ok? La sua teologia biblica, dice, calcolate che questi padri, per affermare la verità in un tempo dove la chiesa tradizionale romana governava e chi la pensava diversamente veniva ucciso, trucidato per eresia, messo a rogo molte volte, era un rischio. Ma questi padri della Chiesa hanno avuto il coraggio di affermare la loro teologia biblica, ok? Per dare speranza dove speranza non c'era. Nel 1500, soprattutto in quei periodi, non c'era speranza perché una religione veniva imposta nel popolo. Non poteva scegliere una persona. Oggi, grazie a Dio, c'è libertà di religione, c'è libertà di scelta. E questo padre della Chiesa, Arminio, appunto, lui affermava che la salvezza si riceveva per fede. Non nasciamo cristiani. Cosa che al mondo era follia, perché la religione cattolica dice tu una volta che nasci da figli cristiani, passatemi il termine, ok, tu sei cristiano perché vieni battezzato da neonato e quindi entri in questa famiglia cristiana, ok? Mentre lui affermava chiaramente che ogni persona ha bisogno di fare un incontro con Gesù, ok? Questa è la dottrina. E purtroppo è stato perseguitato, perché quando tu affermi la verità, vieni perseguitato.
Sappilo questo, che quando tu dici la verità, soprattutto quando affermi la verità della parola di Dio, tu vieni perseguitato, c'è gente che non ti comprenderà, c'è gente che ti dirà ma forse tu sei entrato nel tuo pensiero, forse, ma sappi che c'è una benedizione per questo, ma c'è anche un'eredità per quello che tu stai facendo, perché ogni persona, dal più piccolo al più grande, nasce con un'eredità, il peccato. Tutti nasciamo peccatori. E tutti abbiamo bisogno di un salvatore, tutti, dal più piccolo al più grande, ok? Ora, quando arriviamo alla maturità di ricevere la salvezza, accettiamo, se ascoltiamo il Vangelo, ok? E chi dice che tutti sono peccatori? La Bibbia. Ora, chi è peccatore non vuole farsi sentire dire che è peccatore. Chi è peccatore non se lo vuole far sentire dire, perché ognuno si vuole vedere nella propria coscienza come una persona a posto davanti a Dio e davanti agli uomini. Io dice: io non ho rubato, avete sentito mai queste frasi? Io non ho ucciso nessuno, okay? Io non ho fatto niente di male a nessuno, okay? Questa è la frase classica di coloro che vogliono sentirsi a posto con la coscienza verso Dio, ma Dio dice: non c'è nessun giusto, neppure uno. Tu hai bisogno di un salvatore. Tutta l'umanità ha bisogno di un salvatore, ok? E in Romani, al capitolo 3, scusate, al verso 23, ci dice chiaramente che tutti eravamo peccatori. Ma c'è una speranza, che non è la nostra, non è il nostro comportarci bene che ci assicura che noi siamo salvati. Assolutamente. Poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti, tutta l'umanità ha bisogno di Gesù. Ora scopriremo che i peccati dell'umanità sono stati perdonati. Perché molte persone pensano, anche purtroppo credenti, pensano che le persone vanno all'inferno per i peccati, vero? Molti pensano, io vado all'inferno per i peccati, ok? Le persone vanno all'inferno, sapete per che cosa? Per l'incredulità. Perché non credono. Non credono che Gesù è il Salvatore. E non credono che la salvezza è data gratuitamente. Per il concetto umano, l'umano vuole guadagnarsi le cose. Ma è impossibile guadagnarsi una salvezza eterna. E quindi dice il Signore: io ho pagato per te. Ora, se tu credi nel mio sacrificio, tu vieni salvato. Se tu non credi nel mio sacrificio, già sei condannato. Amen. Perché tutti sono privi della gloria di Dio. Ora, Gesù è venuto come agnello perfetto perché lui si è sacrificato per dare a tutti la stessa e medesima possibilità, una redenzione per tutti. I peccati sono stati perdonati per tutti. I peccati sono stati perdonati per tutti. Com'è possibile? Sì, guardate cosa ci dice la lettera in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 19, perché i peccati sono stati perdonati e le persone sono convinte che vanno all'inferno per il peccato. Attenzione, attenzione, quando tu conosci Gesù hai bisogno di camminare in santità, ok? Ma perché hai fatto un'esperienza con il Signore e Lui sta trasformando la tua vita e ti sta conducendo nella sua santità, eh? Che Lui è perfetto, abbiamo già ascoltato questo, ma i nostri peccati già sono stati perdonati dal sangue dell'agnello. Quindi la salvezza non viene perché io sto peccando o perché mi sto comportando bene, la salvezza viene perché io ho creduto in quel sacrificio. Attenzione, guardate cosa dice: poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo. L'ha riconciliato già, non dice lo riconcilierà, l'ha già riconciliato. E poi dice: non imputando agli uomini i loro falli, non imputando, i peccati già sono stati perdonati. Dio non ti sta accusando di peccato, Dio non sta dicendo tu sei peccatore qua, tu sei peccatore qua, tu sei peccatore. I tuoi peccati sono stati già perdonati, perché ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal... Ecco, l'ha tolto già il peccato del mondo. Lui non imputa il peccato agli uomini, e dice poi ancora: ed ha posto in noi, coloro che hanno creduto in Gesù Cristo,
la parola della riconciliazione. Noi siamo evangelici o evangelisti, non di denominazione, perché abbiamo questa parola di riconciliazione. In altre parole, tu ed io abbiamo un compito, quello di andare nel mondo e dire: hai bisogno di Gesù perché i peccati già sono stati perdonati. Ricevi Cristo, credi in Cristo e sarai salvato eternamente. Amen. Guardate cosa dice al verso 20. Meravigliosa scrittura. Noi dunque facciamo da ambasciatori. L'ambasciatore non porta pena. Io ti dico la verità: Gesù ha pagato il prezzo per te. Ricevi Cristo, fatti oggi l'assicurazione eterna. Che? E poi dice: come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Siate riconciliati con Dio, accetta Gesù, sii riconciliato con Dio, Gesù ha perdonato il tuo peccato. Questo è quello che noi facciamo, fratelli. Non diciamo ravvediti dai tuoi peccati, perché i peccati già sono stati perdonati. Noi diciamo alle persone: hai bisogno di Gesù, credi in Cristo, lui ha già pagato per te, ricevi la salvezza, ricevi la vita eterna, credi nel suo nome. Entra nel suo corpo, fai parte di questo corpo meraviglioso. E poi Gesù dice al capitolo 3 di Giovanni, versetto 36, un qualcosa di meraviglioso ancora. Diciamo: chi crede nel figlio ha la vita eterna. Non dice avrà la vita eterna, ha, al presente. Sì, chi crede nel figlio ha la vita eterna, ma chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Perché non sta credendo, non sta credendo nel sacrificio di Cristo, non sta credendo in quello che Gesù ha compiuto su quella croce. E quindi Dio dice: credi in Cristo e lui ti dà la vita eterna. La vita eterna è uno spirito, è il dono dello Spirito Santo che viene a abitare nello spirito morto dell'uomo. È il tipo di vita di Dio. Quando tu ti connetti giornalmente, spero che tu lo fai pregando, nella vita eterna, cioè entri nello spirito, c'è giustizia, pace e gioia. Basta che tu preghi, eri ansioso, entri nella pace. Eri preoccupato, entri nella gioia. Eri pieno di problemi, i problemi passano. Perché stai entrando nella vita eterna, stai pregando nello spirito e lui sta trasmettendo i suoi pensieri nella tua vita, la sua, il suo bene, il bene di Dio. Tutti siamo chiamati a evangelizzare, tutti. Non fa di noi evangelisti. Ok. Tutti siamo chiamati ad evangelizzare, perché dice: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, a tutto il mondo. Il nostro compito è fare da ambasciatore, dire alle persone la verità. Dice: hai bisogno di Gesù, credi in Gesù Cristo, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo, dite la verità alle persone. Le persone hanno bisogno di ravvedersi e credere al Vangelo. Quello significa ravvedimento, capire che ogni persona ha bisogno di Gesù, che non si può salvare da solo. Ok? Gloria a Dio. In Matteo capitolo 22 versetto 9 vediamo ancora cosa dice la scrittura. Dice: andate dunque agli incroci delle strade e chiamate alle nozze chiunque troverete. Chiunque troverete. Non dice classificate le persone. Chiunque. E poi ci dice anche qual tipo di persona, al verso 10. E quei servi usciti per le strade radunarono tutti coloro che trovarono cattivi e buoni. Cattivi e buoni, qualsiasi persona. E poi gli diceva: e la sala delle nozze si riempì di commensali. Entrate, entra, entra, c'è tempo di entrare. Cattivo, buono, entra, entra. Non c'è più tempo. Hai bisogno di Gesù. Credi in Gesù. I peccati sono stati perdonati. Devi ricevere la vita eterna per entrare nel regno di Dio. Questo è quello che Dio ha fatto per ognuno di noi. Ora, Dio ci conosce prima della fondazione del mondo. Noi siamo anima, spirito e corpo. Amen? Noi siamo trini, ok? Il tuo spirito e la tua anima sono eterni, vengono dall'eternità. Ok? Il tuo spirito è eterno, Dio ti conosce. La tua eternità
già Dio la conosce. Dove tu andrai, già Dio lo sa, perché Dio è onnisciente, Lui sa ogni cosa, solo che ha scelto di vivere con noi nel presente. Lui vive con noi nel presente, nell'ora, ok? E cammina insieme a te, e lascia libero anche le tue scelte. Lui lascia libere ogni persona di seguire il suo cammino o di non seguire il suo cammino. Lui sa se tu seguirai il suo cammino e Lui sa chi seguirà il suo cammino, ok? Ora, se noi camminiamo nella via di Dio, si chiama proponimento. Ognuno dica proponimento. Se noi non camminiamo nella via di Dio, ok, stiamo camminando nel nostro proponimento, il nostro disegno, ok? Che è quello che ci allontana totalmente da Dio. Ora, Lui è onnisciente, il Signore. Dio è onnisciente, sa di tutti e di tutto. E Lui ci ha conosciuti, sa da dove veniamo, dall'eternità, e ci ha messo in questa generazione, in questo tempo, ci ha messo Lui. Tu sei qui perché Lui sapeva che a quest'ora tu saresti stato qui. Lui già ci conosce e sapeva che tu l'avresti seguito, amè? Questo è meraviglioso, questa è eternità. Guardate cosa dice la lettera ai Romani al capitolo 8, dal verso 29 al 30. Amen. Poiché quelli che Egli ha preconosciuti, cioè conosciuti prima, li ha anche predestinati, cioè destinati prima, e ad essere coinformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Ok, Lui ci ha scelti prima, ci ha destinati prima, e ci dice: questo è il mio modello, Gesù, attraverso di me, se tu segui la mia destinazione, io ti faccio diventare come Gesù e ti glorificherò come Gesù. È nel suo progetto che tu sei qui. Tu non sei qui perché tu hai scelto Lui, Lui ha scelto te, ok? È nel suo concetto che Lui ti ha destinato prima, dicendo: io ti ho messo qui perché io ti ho scelto a te. Per questo sono delle opere che noi dobbiamo compiere, perché molti pensano religiosamente che io ho fatto questa scelta, io ho scelto di seguire Gesù. In realtà Lui ti ha scelto. Tu stai solo ubbidendo a quello che Lui ha fatto. Stai solo ubbidendo, stai dicendo: sì Gesù, sto seguendo te, amen. Questa è l'onniscienza di Dio. In prima Pietro ce lo dice anche l'Apostolo Pietro, al capitolo 1, versetto 2. Verso 30, perdonatemi, ok. Dice: e quelli che ha predestinati, cioè destinati prima, li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Già Dio ti vede glorificato, già Dio ti vede nell'eternità con Lui, solo che ha scelto di vivere con te nel presente, e Lui cammina con te nel presente e dice: vediamo che scelta fai in questa situazione, vediamo che scelta fai. Io ti dico: se fai la mia scelta tu prosperi, se fai la tua scelta stai pagando le tue conseguenze, perché io già ho preparato la mia scelta per te, il mio cammino, il mio destino, io già l'ho preparato per te, dipende solo da te, perché Lui ci ha scelti, ci ha chiamati, ci ha giustificati, e ci ha giustificati e ci ha pure glorificati, ok? Questo è il suo cammino, questa è la sua strada. Quindi se io mi concentro a camminare nelle strade di Dio, io prospero in ogni cosa. Amen. E in ogni tempo. Amen. 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 Per questo è un concetto religioso che molti pensano e cominciano a criticare, dice: com'è possibile che questo afferma queste cose? È la Bibbia, è la parola di Dio. Se noi ci connettiamo nel destino di Dio, che è la via di Dio, Dio si prende cura di te, perché Lui ha capito e tu hai capito che il suo disegno è migliore del tuo disegno. Amen. Guardate cosa dice l'Apostolo Pietro adesso, al capitolo 1. Eletti, eletti. Io sono eletto, puoi dire insomma, io sono eletto. Io sono eletto. Che grande privilegio l'essere l'elezione di Dio. Secondo la preordinazione, e la nuova riveduta, mi è piaciuta la versione nuova riveduta, dice la prescienza di Dio. Prescienza di Dio, già si sapeva Dio, ok? Dice: io ti ho scelto, ti ho eletto,
di Dio Padre, secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire ad essere aspersi col sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicati. In altre parole, cosa sta dicendo l'Apostolo Padre? Io ti ho eletto, Dio ti ha eletto, ti ho scelto, nella mia prescienza io ti ho fatto un disegno, una strada. Se tu cammini in quella strada, il sangue di Cristo comincerà ad essere spruzzato nella tua vita. Tu sei il tempio dello Spirito Santo, nel tempio si offrivano i sacrifici, ok? Tu sei il tempio, il sangue di Cristo comincia ad essere spruzzato nella tua vita e cammini sempre nella grazia. Nella grazia, perché stai camminando nel disegno di Dio. Esci fuori il disegno, ti senti peccatore, ti senti sbagliato, non vuoi servire Gesù, ti vuoi allontanare sempre di più da Gesù. Ok, questo è il cammino poi del diavolo, che c'ha la sua via. Perché come Dio c'è la sua via, Satana c'è l'altra via, ok? Non c'è la via di mezzo. Non c'è la via di mezzo. O sei con Dio o senza Dio, ok? Quindi quando cammino nella via di Dio, ubbidisco alla via del Signore, la parola di Dio, il sangue di Cristo comincia ad essere spruzzato nella mia vita. Quando il sangue di Cristo è spruzzato, Satana non può mai avvicinarsi. Lui teme il potere del sangue, perché gli ricorda la sua sconfitta eterna. Amen? Ecco la differenza da chi serve Dio e cammina nel suo disegno, da chi non serve Dio e dice di servire Dio, ma comunque non cammina nel suo disegno. C'è una grande differenza. Dio ci ha eletti per camminare nel suo disegno. Io non sono, tu non sei qui per caso. Noi non siamo qui per farci una passeggiata e dire noi siamo evangelici, un'etichetta, assolutamente no. Tu, il tuo destino è molto più di quello che tu pensi, ok? La tua vita è molto più grande di quello che tu pensi, la tua identità è molto più grande di quello che tu stai immaginando. Entra in questo concetto. Tuo padre, mio padre, è il padre di ogni cosa, padrone dei cieli, della terra, dell'universo, dello spazio, di ogni cosa. Non c'è niente che lui non abbia creato. Entriamo in questo concetto, ma noi poniamo limiti a Dio, ma se tu non poni limiti a Dio, tutto è possibile a chi crede. Tutto è possibile a chi crede. Non porre limiti a Dio, dire no, ma forse Dio in questo caso non riesce. No, riesce, perché se tu sei nel suo disegno, tutto è possibile a chi crede. Amen. C'era qualcosa che Gesù non riusciva a fare? No. Ma Gesù era perfettamente nel disegno di Dio. È venuto nel tempo di Dio, ha camminato nella via di Dio, ha perseguitato la via di Dio e si è fatto crocifiggere per Dio. La crocifissione è parte del pacchetto, essere perseguitato è parte del pacchetto, morire a se stesso è parte del pacchetto, perché tu stai seguendo la via di Dio. Alleluia, sento l'amore di Dio questa sera, alleluia. Quindi lui ci ha eletti prima, ci ha destinati prima e ci ha dato un proposito. E questa è la parte meravigliosa dove io voglio andare in profondità insieme a voi. Il proposito, l'abbiamo sentito tante volte, io c'ho il proposito, ma stasera comprenderemo qual è il tuo proposito, perché tu hai il proposito, noi tutti abbiamo un proposito, ok? Ora, se dovessi ragionare personalmente, io non pensavo mai di fare questo, ok? Anzi, pensavo tutt'altro nella mia vita. Io mi ricordo che quando mia mamma e i miei genitori mi portavano alle prime riunioni della tenda Cristo e la risposta, vedevo questi missionari, che erano missionari, che giravano per tutto il mondo, e quando vedevo loro, da una parte ero affascinato perché erano missionari, dall'altra parte dicevo, io non lo farei mai il missionario. E cosa sto facendo adesso? Il missionario, perché io non sono nemmeno di qua. Dio mi ha chiamato da un luogo a venire in un altro luogo e mi ha portato da un altro luogo ancora in questo luogo qui, che io non potevo nemmeno ci sarei venuto qui. Vabbè. Essere missionario, cioè camminare nel progetto di Dio, capire che il progetto di Dio è quello più importante. Guardate cosa dice la lettera in Efesini al capitolo 1, versetto 4. Dice, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, prima che questo mondo esisteva, già Dio sapeva che saresti nato tu. Amen. Affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Verso 5.
Verso 5, ok, avendoci predestinati ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. Il suo destino è scritto, il tuo destino è scritto, lui ti ha scelto, ti ha eletto, ti ha posto in questo tempo, in questa dimensione di tempo, per camminare nella sua volontà. E sa se tu lo seguirai o non lo seguirai. Però se tu lo seguirai, farai totalmente la volontà di Dio, è quello che ha fatto Gesù, la volontà del Padre, ok? E lì tu prosperi e raggiungi il tuo destino, perché altrimenti tu puoi passare la tua vita cristiana per 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50, 80, 90, ma senza mai centrare il destino di Dio. Sei salvato, ok, ma non hai centrato il destino di Dio. E che tristezza camminare sulla terra e non aver compiuto ciò che Dio voleva. Perché a un certo punto mi presenterò davanti a Dio e Dio ti dirà, ok, questa è quella la tua vita che ti sei condotto così. Sì, sei venuto in chiesa, hai accettato, vivevi nella mia presenza, ok, ma io avevo un compito per te. E tu hai portato questo compito invece che questo compito. Questo è il mio compito, guarda, che io avevo per te. Se tu mi seguivi, questo è il mio disegno. Non mi stai seguendo, questo è il tuo disegno. Stai perdendo tutte le eredità. C'è un'eredità che noi abbiamo. C'è un'eredità che noi abbiamo in questa terra e nell'eternità. C'è un'eredità che noi abbiamo. Gesù cosa ha detto in Matteo 5? Come in cielo sia fatta la tua volontà nella terra. Quindi c'è un progetto divino, un'eredità divina, e c'è un'eredità terrena. Ma se tu non gusti l'eredità eterna, non puoi gustare quella terrestre, ok? È un'eredità. Dio ci ha chiamato a godere di questa eredità spirituale e naturale, sono connesse. Ma ciò è connesso con il disegno di Dio. Più io mi impegno a camminare nel disegno di Dio, più io scopro chi sono e cosa Dio voleva da me. Centro il bersaglio. Dicevo a qualcuno, magari chi lo sa se Dio ti ha chiamato a essere un imprenditore per il regno. O essere soltanto un cuoco per il regno, non lo so, ok? Ma se tu cammini nel progetto di Dio, Dio ti rivelerà chi tu sei per il regno. E tu servirai per quel regno e benedirai tante persone per quello che tu sei. Amen? È un destino. Guardate il verso 11 cosa dice la scrittura. Amen? Dice che in lui siamo anche stati scelti per una eredità, essendo predestinati, destinati prima, secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio sempre della sua volontà. Cammini nella sua volontà, c'è un'eredità che ti è stata messa da parte, ma se tu scappi, e scappiamo noi volontariamente, nessuno ci sta obbligando, siamo noi che scappiamo, noi cadiamo nei lacci, ci fidiamo dell'altro, ok? Ma se noi perseguitiamo la verità di Dio nella sua volontà, prendiamo l'eredità terrena e celeste. Amen. Questa è buona notizia. In 1 Corinzi capitolo 2, versetto 6, guardate cosa ci dice ancora la scrittura. Vado avanti. Ora noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi. Uomini maturi. La maturità non dipende dagli anni di chiesa, ok? La maturità dipende quanto sei capace a capire queste cose. Amen. Gloria a Dio. Ma di una sapienza che non è di quest'età, né dei dominatori di quest'età che sono ridotti al nulla. È una sapienza che viene da Dio. Quella sapienza, la sapienza che cos'è? È l'intelligenza di Dio per fare le cose su questa terra. Non è una capacità umana, è una capacità soprannaturale. Verso 7. Ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero che Dio ha preordinato prima dell'età della nostra gloria. Per la nostra gloria. Quindi, in altre parole, cosa stiamo dicendo? Dio ha un disegno meraviglioso per te e per me. Ora, io mi sto impegnando. Ma voglio che tu ti impegni anche in questo, perché se tu scopri il mistero che Dio ha messo per te, che è il suo proposito, è per la gloria di Dio nella tua vita. Amen? Dio ha tutto il bene per te.
Dio ha tutto il bene per te. Non pensare che quel bene può venire dalla sapienza umana, dalle tue capacità. Viene dalla sapienza di Dio. Ma è un mistero. È nascosta. E la mia domanda è, immagino pure la tua, e io voglio capire questo mistero. Maurizio, pastore, chiamavo come vuoi. Io voglio capire questo mistero, perché se c'è questo mistero che Dio ha messo un qualcosa di scritto nella mia vita, io voglio capirlo qual è. Qual è il mio destino? Qual è il proposito? Perché Dio al momento me lo sta nascondendo, è un mistero per me. Ho bisogno di questa sapienza per fare ciò che Dio vuole per me, per prendere quell'eredità terrena e celeste. Guardiamo in Proverbi. Andiamo avanti. È la gloria di Dio nascondere una cosa. È la gloria di Dio nascondertela. Lui lo sta facendo apposta che te lo sta nascondendo. Lo sta facendo apposta a nasconderti il progetto di Dio. Ma poi dice un qualcosa. Ma è la gloria dei re. Chi è in Apocalisse re e sacerdote? Siamo noi. Tu sei il re. E la gloria degli re investigarla. C'è la sapienza umana. Chi è capacità umana? E la capacità umana ti può far fare delle cose buone, ok? Ma non si sta parlando di questa capacità umana. Dio ti dice: io ti ho messo la mia capacità, il mio disegno nella tua vita, nel tuo spirito, che adesso è un mistero per te, non lo stai comprendendo. Ma se tu investighi, lo scoprirai. Alleluia, se tu investighi questa gloria, questo disegno, Dio te lo rivela. E quando te lo rivela, tu scopri qual è il tuo progetto, il proposito di Dio, ciò che Dio voleva per te. E allora farai la sua volontà ed entrerai pienamente nel regno di Dio con un'eredità naturale e l'eredità soprannaturale celeste. Quanto è buono il Signore, alleluia. Ora c'è un processo per scoprire tutto questo. Stiamo per concludere, non prendo tanto tempo, ma è importante questo passaggio. È un processo, Dio deve formarti caratterialmente. Perché l'eredità che ti sta dando è molto più grande di quello che tu potresti pensare, molto più grande. Quindi se non sei processato caratterialmente nelle tue emozioni e anche nel tuo spirito, non hai quella maturità per poterlo mantenere, tu la sperperi quell'eredità. La perdi quell'eredità. E Dio ti dice: io te la do, ma prima devo formarti. Vi ricordate la storia di Giuseppe? Giuseppe ha avuto un sogno che doveva benedire il suo popolo, gli avrebbe dato tante eredità, ok? Addirittura il padre si doveva sottomettere a Giuseppe. Giacobbe, quando ha sentito questo, dice: ma tu sei fuori di testa, no, Giuseppe? Ma Giuseppe cosa ha dovuto passare per arrivare al progetto di Dio? Venduto come schiavo, buttato in un pozzo, imprigionato, processo caratteriale. È un processo che tutti vivono, ok? Giuseppe, quando è arrivato poi a destinazione, ha benedetto il suo popolo. Ed è stato alto il livello di eredità di Giuseppe. Amen? Guardate cosa dice il Salmo 105, verso 16. Amen? Poi fece venire la carestia nel paese e distrusse ogni fonte di cibo. Verso 17. Egli mandò davanti a loro un uomo, Giuseppe, che fu venduto come schiavo. Verso 18. Gli serrarono i piedi in ceppi e fu oppresso con catene di ferro. Ora, immaginate qualsiasi credente che si trova nella prova, ok? Cosa fa naturalmente? Tende a scappare dalla volontà di Dio. Tende a scappare. Dice: ma da quanto che sto venendo in chiesa le cose mi vanno peggio. Avete mai sentito questa frase? Da quanto che voglio fare la volontà di Dio, ma le cose mi vanno peggio. Certo, lo so. Perché è un processo. E Dio sta facendo un processo nella tua vita. Ma se tu perseveri, raggiungi l'eredità. Se tu ti tiri indietro, non raggiungerai mai quell'eredità. E rimani sempre in quel deserto. Amen? Guardate, fu oppresso. Catene di ferro. Vi ricordate per caso in Genesi che Giuseppe ha rinnegato Dio? No. È caduto in adulterio
o in fornicazione con la moglie di Potifar? No, ha resistito a tutte le tentazioni Giuseppe. È stato tentato Giuseppe, perché sa che Satana vuole sempre tentarti affinché tu ti svii dal disegno di Dio. Verso 19. La parola dell'Eterno lo mise alla... La versione nuova riveduta, che è del testo ebraico, dice lo affinò. In Proverbi sta scritto che il ferro affila il ferro e l'uomo affila l'uomo. Per questo serve la Chiesa, affinché tu vieni fermato anche caratterialmente. Qualcuno che ti dice in quest'area devi cambiare, tu non lo vuoi sentire. Quindi l'uomo affila l'uomo, la parola di Dio lo affinò, lo stava formando Dio a Giuseppe, finché si adempì ciò che egli gli aveva detto, il sogno. Lui ha raggiunto la destinazione, si è fatto processare da Dio, volontariamente. Ecco, il disegno di Dio, abbiamo detto all'inizio, che è una libertà personale. O lo voglio seguire io, personalmente voglio entrare in questo processo caratteriale, o non voglio entrare e mi seguo il mio destino. Amen. A quei tempi non c'era la grazia, giusto? Amen. Sì, questo fa parte della grazia, perché la grazia ti insegna a rinunciare. A quei tempi di Giuseppe. Amen. Ecco, entri in questo processo di formazione dove la parola di Dio ti sta rompendo nel carattere e ti sta formando emotivamente. Amen. Questo fa Gesù con le nostre vite, perché lo troviamo anche che Paolo fa la stessa cosa ai tempi della grazia, ok? Perché molti pensano che la grazia è fare tutto quello che voglio io, non la volontà di Dio. No, no, la grazia mi insegna a non fare quello che voglio io. E quella è la grazia, perché quella è falsificare la grazia, giustificarsi, ok? E infatti, come posso capire che sono nel mistero, nel disegno di Dio? Ce lo dice in Prima Tessalonicesi capitolo 5 versetto 19. Non spegnete lo spirito. Come spegni lo spirito? Non pregando, facendo la tua volontà, scegliendo le tue vie, scegliendo quello che vuoi fare tu, parlando male, non in accordo con la volontà di Dio, tu spegni lo spirito. Poi dice ancora al verso 20: non disprezzare le profezie. Dio ti ha rilasciato un disegno e tu dici: no, ma forse non gli dai tanta importanza a quelle parole che tu stai ricevendo, ok? Verso 21: provate ogni cosa, ritenete il bene. Amen? Provate ogni cosa, ritenete il bene, ok? Come posso entrare in questo mistero? Dio mi vuole rivelare il progetto, il suo disegno, abbiamo capito tutto questo passaggio qui, ma come posso realmente arrivarci? Uno, sottomettendomi alla parola di Dio, cioè fidandomi di Dio. 2, mettere il mio sogno, ok, quello che Dio mi sta facendo vedere, in linea con la parola di Dio. Dice, ma quello che sto facendo, il desiderio che Dio sta mettendo nel mio cuore, è connesso con il regno di Dio? Ha la parola di Dio confermato questo? Perché se è solo un mio sogno, ma non è connesso con il regno di Dio, è solo un mio sogno, eh? Terzo aspetto, bisogna perseverare. La perseveranza. Tempo fuori di tempo, persevera. Giuseppe ha perseverato. Giuseppe lo hanno aggredito, venduto. Sappiamo, imprigionato ingiustamente. Giuseppe non si è mai lamentato. Lui ha voluto affrontare quel processo di formazione di Dio per compiere un'opera meravigliosa, cioè dare poi beneficio al suo popolo e anche agli egiziani, perché dove è arrivato poi Giuseppe, non è finita la carestia, perché Giuseppe ha avuto una sapienza divina per mettere da parte tutto, ok? Ecco, ci sono delle opere, ho parlato settimana scorsa, che Dio ha preparato per te, per me, per tutti noi, ok? Ora, se noi entriamo in quel processo dove Dio ha scelto un nostro cammino, noi compiamo quelle opere e prenderemo quell'eredità. Guardate in Efesini, capitolo 2, stiamo per concludere. Verso 10. Noi infatti siamo opera creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Queste opere erano preparate prima. Tu sei stato creato prima, tutto è creato prima. Se tu cammini con Dio, Dio ti rivela il tuo piano.
e ti rivela anche le opere da compiere. Amen? Questo è meraviglioso. Rispondendo al fratello che ha fatto la giusta salvazione, ma eravamo nella grazia, forse prima si soffriva per servire il Signore, oggi forse no. Guardate cosa dice Paolo in Galati, al capitolo 1, versetto 15. Ma piacque a Dio che mi ha appartato fin dal grembo di mia madre. Dio ti ha conosciuto prima, abbiamo detto. Quando eri già nel grembo, Dio già ti aveva conosciuto. Mi ha chiamato nella sua, per la sua grazia. Mi ha chiamato lui, è Dio che ci sta chiamando. Verso 16. Di rivelare in me suo figlio affinché io lo annunziasse ai gentili. Io non mi consultai subito con carne e sangue, non sono andato da uomini. Dice, ma quello che sto sentendo, quello che io sto provando, quello che sto vivendo, è giusto? Non ha fatto questo, non è andato dagli apostoli inizialmente, da persone più mature, ma ha fatto un qualcosa. Verso 17. Ne salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Andiamo avanti. Perché se n'è andato lì? Dopo 3 anni salì a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimase con lui 15 giorni. Cosa è successo? Paolo è stato chiamato. Ha sentito questa chiamata di Dio. Ha voluto lui scegliere di camminare nel destino di Dio. Non è andato subito dagli apostoli a dire io sento questa chiamata. Si è fatto formare. Se n'è andato 3 anni in Arabia per i fatti suoi, a farsi formare, lo dirà in un'altra epistola, che lui si è fatto formare caratterialmente nell'emotività e nel destino di Dio. Stava comprendendo quel mistero che viene rivelato se tu investighi. Quando ha avuto la rivelazione di cosa Dio lo stava chiamando, che era per annunciare il Vangelo ai gentili, allora subito dopo è andato dagli apostoli, Pietro, e con lui è rimasto 15 giorni. Dice, io ho vissuto questo, Gesù mi ha incontrato, Dio mi ha incontrato, sono andato via per 3 anni perché avevo bisogno di confrontarmi con il mio Signore, venivo rotto il mio carattere, io avevo bisogno di capire il mio destino, perché so che Dio mi ha scelto per un progetto eterno. Lui ha scritto 3/4 del Nuovo Testamento, Paolo. Si è fatto formare personalmente, poteva dire, ah, ma io sono già un membro del Sinedrio, sto servendo Dio, sono già a posto nella mia gradatoria, ma ha detto, io mi spoglio di tutto quello che io sono, voglio seguire il mio Signore, voglio seguire il Gesù che loro annunciano. Si è spogliato, se n'è andato 3 anni, ne parlerà in un'altra epistola, dice 3 anni me ne sono andato da solo. Ho sofferto, scusate, ma Mosè ha vissuto 40 anni da solo nel deserto perché Dio lo stava formando, ma lo troviamo anche successivamente negli apostoli che hanno dovuto avere una formazione caratteriale dove Dio lo stava formando perché Dio usa dei vasi imperfetti. Noi tutti quanti siamo vasi imperfetti, ma se entriamo nel suo disegno, nel suo progetto, lui fa di quei vasi imperfetti dei vasi ad onore. Amen. Alziamoci, cari. Gloria a Dio.